come valutiamo queste mosse di ieri, naturalmente, che hanno fatto seguito a un'altra mossa, quella di Silvio Berlusconi, che ha detto però se Draghi va al Quirinale, Forza Italia non appoggia più il governo. Ma io sinceramente veramente non saprei come valutarle. Sono stata fuori 2 settimane e mi ritrovo adesso, cioè ieri, che ho ricominciato a lavorare ieri, allo stesso identico punto, perché il discorso che ha fatto Letta ieri sera a Di Martedì è lo stesso discorso che aveva fatto già giorni fa. Cioè bisogna fare mettere insieme governo nuovo, eventuale, e patto di governo e Quirinale. E Salvini, diciamo, ogni tanto scarta, perché Salvini ieri ha in pratica riaperto all'ipotesi Draghi, perché quando dice fare un nuovo governo, fare un rimpasto, significa dire anche sì al fatto che Draghi vada al Colle. E dopodiché sono sempre uguali, perché finché c'è questa candidatura di Berlusconi le cose non si possono smuovere per ovvi motivi, e quindi non c'è, cioè una situazione bloccata, una situazione di stallo, dove mi pare di capire che i protagonisti, peraltro, di questa partita, fatta eccezione per Silvio Berlusconi, che palesemente ha un suo disegno, che poi sia un disegno apprezzabile è un altro discorso, e gli altri non hanno una strategia, non l'ha Letta, non l'ha Salvini e non l'ha neanche Conte. È la stessa Meloni che è stata, diciamo, la prima a dire Draghi al Colle, anche lei, peraltro, è condizionata dal fatto che in Parlamento conta poco niente rispetto ai sondaggi che la danno, certo, in ascesa. E quindi sono, diciamo, si vede un'incapacità dei leader, tant'è che poi oggi sui giornali leggiamo oggi, ieri, l'ipotesi il Mattarella bis, e l'ipotesi il Mattarella bis è palesemente la dimostrazione, non per Mattarella, che è persona degnissima, che è stato un grande Presidente della Repubblica, ma pensare al Mattarella bis significa, vuol dire che i politici non sono più in grado di fare politica, cioè non sanno che cosa fare, e l'unica cosa a cui si attaccano è lo status quo, che è una cosa, diciamo, che la dice lunga sulla capacità dei nostri dirigenti e della nostra politica. Allora, vado da Guido Crosetto prima per sapere qual è la sua visione, se concorda con l'analisi di Maria